Eccoci qui alle fogne. Ma che vuoi? Ma levate. Io volevo andare alle fogne, non ammazzare l'elettricista. C'è da dire che comunque in questo gioco tu hai una grande quantità di punti vita, ma è tutto proporzionato. Cioè, se nel senso noi abbiamo 1500 e uno zombie ci fa 200, per dire, se avessimo 150 uno zombie ci farebbe 20. È tutto proporzionato alla fine. Cioè, nel senso, non è che questa vita è così sgrava alla fine. Eh beh. Dai, vieni, ho una lancia. Cretina di merda. Vi sciolgo a tutti io, e non pensate che sia tanto una brava persona, eh. Sciolgo. Cretino di merda. Poi l'effetto di quando si sciolgono è sempre stupendo. Ma allora, a livello di dettagli, io veramente sono comunque sorpreso. Sono veramente sorpreso ad ora. Facciamo una cosina, visto che siamo negli spazi stretti, mettiamo la pipe bomb. Più che altro perché siamo nelle fogne, penso che tutti i nostri prossimi nemici saranno deboli al tossico. Andate tutti un po' là. Forza, forza, anche tu. Beh, oddio, non è quello che volevo fare, ma ha funzionato uguale. Dobbiamo fare molta più attenzione a questi coletri. Ah, proprio appena tocca l'acqua, questo è... questo qua appena tocca l'acqua è una bomba elettrica, in pratica. Entrare nelle fogne e trovarsi l'elettricista vicino è pericoloso. Dobbiamo ricordarcelo. Dall'altra parte. Un po' di parkour, sempre la risposta. Ecco qua. Sai cos'è però che... non sono ancora spinto a fare, oltre alle schivate che piano piano sto imparando, a lanciare le armi. Non mi viene così spontaneo, nel senso, so che si può fare, so che ogni tanto sarebbe da fare, ma non mi viene l'istinto di farlo. Andiamo avanti. Lo sapevo, davanti alla porta appariva un nemico nuovo ora. Lui. È come in Dying Light che abbiamo incontrato quello che esplode. No, e dai. Ma è la stessa cosa. Ma è uguale a Dying Light. Dentro le fogne trovi il tizio che esplode. Lovely. I had a few tricks up my sleeve. I'm Patton. Jacob. Ciao, Patton. I owe you, fella. Hey, no need. Just glad I got to you on time. What are those balloon people? Beats me. Bursters, I call them. Ma va? Davvero? Porca troia. Welcome to Shangri-La. Ah, ok, c'è voi. Chi è quello? Nice. Oh, sorry. It's a mass maid's day off. I can tell. Nice, cool. How long you been hiding out here? Oh, how long? Yeah. Long time. Ancora prima dell'infezione. Oh, after the war. Ah, ecco. People don't like my face. Yeah, well, people are jerks. Yeah. Which turkey shoot? Gulf War? I flew helicopters. My bird got shot down. Beh, aspetta un secondo. Guerra del Golfo si parla di molti anni fa e tu non mi sembri così vecchio. Vabbè, effettivamente è iniziata nel 1990. Anche che Matti aveva 20 anni. Avevi che ripilotare ieri, forse qualcosina in più dovevi avere. Facciamo una trentina d'anni. Sì, no, in realtà forse ha una sessantina d'anni. Forse sì, effettivamente ci può stare. È un sessantenne che non li dimostra tutti. Wow, big film buff, right? No, why? Nah. I gotcha. Yeah, man, no shit, ci può stare che è un soldato un po'...
You know, I get a little bit, you know, obsessed maybe sometimes. Oh, you like horror movies? I did. Yeah, man, that's what I'm talking about. Oh, why don't we watch Omen of Kell, man? Omen of Kell, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like us. Beh, 20 volte per un appassionato non è neanche così esagerato, eh. Emma Jones, PA. No fucking way. Emma Jones, she's still here? What's she like? I hear she's really great. Well, she's, well, people are different in real life. Eh, beh, sì. If he went over, promised not to shoot her staff, might be safer there. What? No. Why would I do that? I mean, this is my home. Patton, stuff has changed. We can't survive this by hiding. I really want to watch Omen of Kell, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. I'm gonna find the DVD. It was here somewhere. I was only watching it the other day. Where is Omen? To Kell. Yeah. Found it. Sì, tenuto così per un po'. Come on. Will you please watch it with me? No, scusami, ma devo andare. They're gonna juice me for a vaccine. Is there a way through? Maybe. I mean, it's a long way. Ovviamente. It's the only way. You know, I could, maybe I could, just... I'm sorry, I really need to watch Omen of Kell. You do you. No sweat. I'll be fine. Chissà se me lo fanno intravedere o mi fanno già uscire. Roger, roger. Lock the door after me, yeah? No, ok, volevo vedere se mi faceva vedere almeno dentro la casa di questo tizio. Però dai, uguale, identica alla scena di quando incontri il tizio esplosivo. Brentwood Sewers. Allora, ok, tavolo da lavoro. Modifica folgorante a distanza non comune. Modifica folgorante a distanza non comune, ovviamente. Fucile elementale, no, piuttosto impatto sui fucili. Andiamo. Hey, Ruby Roops, it's Jacob. Yeah, go ahead. Businesslike. I'm, making my way through the sewer system, alone. The sewers? Yeah, alone, as in, by myself. I hope you're right. When you reach Santa Monica, head for the Sterling Hotel. Non era proprio una gran risposta, però. I'll be waiting. Comunque. Hotel. Esatto, il Sterling Hotel. Lì c'è probabilmente il prossimo mercante che ci darà il resto delle armi che abbiamo ottenuto, tra cui anche il fucile ottenuto dal Twitch Drop. Spero più che altro che davvero siano solo queste e le superiamo velocemente. Mi sa che al posto della pipe bomb al momento userei gli shuriken, più che altro per quello esplosivo. Per quello là esplosivo. Ecco. A big wobbly bloater. Oh. Beh, in realtà stava per esplodere da solo. Non vedo troppo fumo. Perché non ti dissolvi? Vai via. Oh, finalmente. Comunque. $32. Ma sbaglio, i soldi che otteniamo da certi nemici sono un po' pochi. Venice Storm Tank. Ah. Quindi di là c'è Venice Beach. Alza la paratoia. Allora, aspetta un attimo. Andate tutti lì. E adesso ci penso io a voi. Ecco qua. Più che altro io non la stavo neanche toccando l'acqua. Perché sono stato colpito anch'io. Lì c'è di nuovo il giochino dei numeri. Però ovviamente mi serve la tessera, vero? Ok, calmi tutti perché le armi un attimo qua elettriche potrebbero essere sì buone ma anche pericolose. Immagino sia tutto chiuso. Ovviamente.
Però questo lo raggiungo comunque. Ah, red lights equal big trouble. Main septic tank is full of, well, best not think. So, hydrostatic management system. Allora, hydrostatic. Ultima flip. This devo prima riuscire a fermare la roba tossica. Ok, that's the leaks dealt with. Esatto, almeno ci liberiamo un attimo la strada più facilmente. Però ho bisogno della mia bombetta d'acqua ora. Ecco fatto. Certo, c'è ancora un po' di schifo che se deve andare, però ci siamo. Prendiamo la valvola, ecco. Punto. Questa. O devo spostarla da posto a posto. Dunque. Sì, grazie Jacob. Dobbiamo fare 10 qua. E ovviamente per fare 10 c'è il 10. Boom. Simple arithmetic. Mrs. Bradley would be proud. La signora Bradley. 75. 45. 20 e 10. Ok, tutti e tre devo farli in pratica. Fatto. Scratch 2. 45, questo è facile. Dobbiamo togliere il 10 e il 20 e fare 45. Blocking, ecco fatto. That should cancel the failsafe. Meno male. Allora. Vai via. Ok, perlomeno hai il tempo che se anche lo colpisci poi. Che è stato? La casa non l'ha presa bene. Comunque che schifo. Dicevo, hai il tempo di fuggire una volta che inizia il processo di esplosione. Ovviamente anche questo è bloccato. Ah, che bello. Vai via. Adesso ci penso io a voi. Perché tu non vai? Ecco appunto. Ma quanto è bello. Ecco fatto. Bye bye. Bye bye. Right. Job's a good one. Dove? Dov'è il tizio delle api? Vabbè, sei tu? Minchia, che palle! Bye bye. Ma basta! Queste cacchio di api sono terribili, eh. Allora, pensavo molto peggio in realtà il tizio esplosivo. In realtà è molto più facile da evitare di quanto lo sia in Dying Light alla fine. Personale trap. Io l'ho già detto anche negli scorsi episodi, però c'è davvero tanto backtracking da fare. Questa si apre ora. Comunque siamo saliti di livello. Abbiamo ottenuto una nuova carta, o sbaglio? Selezione naturale. Finisce gli attacchi agli zombie con poca salute e ottengo un leggero aumento di danni. Insomma, il colpo finale fa più danno. Ok, non male, però forse dovrei togliere questa qua della mutilazione. Sì, ci va bene che ogni tanto mutiliamo, però per il momento potrei sostituirlo con questo. Il colpo finale almeno gli diamo una bella slegata. Beh, dai. Carabina automatica, tra l'altro. Bene, bene, bene. Contro il tizio esplosivo, questa arma ci può essere d'aiuto. Ma più che altro il tizio esplosivo che prima di esplodere, bye bye, ti saluta pure, la pensa. Oh, the guff gets worse. Morto? No. Ora sì. Dobbiamo più che altro fare un attimo di attenzione qui, dove flush a million dissolved Angelinos down the toilet. Eh beh, qua comunque alla fine. Ah, oddio. Tieni conto che qua non stiamo parlando semplicemente di, appunto, roba fognaria, ma come abbiamo visto all'hotel, stavano scaricando sta schifezza qui, appunto, nelle fogne. Quindi non è propriamente. Qua c'è bisogno di un fusibile. Ah beh, ce l'abbiamo. Non è propriamente tutta colpa di. Ho visto una tanica d'acqua.
ecco fatto. Beh, addio all'acqua. Dai, vai là. Ecco fatto, semplice. Il punto è che ora devo fermare la schifezza qui. Ecco fatto. Una zappa scure. Inventario pieno. Grazie di tutto, sei stata utilissima davvero. Ma ora abbiamo la zappa. Porca miseria, la zappa scure. Ehi là, c'è nessuno qui? Ah, ok. I'm connecting the dots. These big boys are bloated with caustic meat. Le molotov. Finalmente. Finalmente le molotov. E fammi indovinare, se me l'hai data adesso vuol dire che dovrò usarla. Kaboom. Ecco a te, stronzo. Una lama mezzaluna. Oddio. Addio agli artigli, che sicuramente la lama è più forte. Infatti 281. Ma è anche di un livello superiore. Porca di la miseria. Posso entrare? Fortuna. Posso spegnere il fuoco? Perfetto. Fammi indovinare. Bisogno del pannello lì, vero? Eccolo qua. Ci abbassiamo così non prendiamo fuoco. No, dai. Minchia, che palle questo. A parte che sei arrivato tutto spavaldo, tre colpi di pistola in faccia e sei morto. Però, cretino di merda. Spegniamo di nuovo il fuoco e via. A parte, da dove è apparso il tizio lì grosso, boh. Belle le fogne, eh. Siamo e avanziamo. Oh, oh mom, what's this? Ovviamente, ma io te l'ho detto che c'è qualcosa che non va in questa cosa. Nel fatto che ogni tanto noi abbiamo sti momenti così. This must be the main setting. Apri il cancello verso l'inferno. Esagerazione. Allora, qui abbiamo il bottone principale. È tipo una zona arena di sopravvivenza qui. Quindi, se permetti un attimo, io mi farei un giretto per capire quali zone sono meglio delle altre. Per sopravvivere, appunto, intendo. O anche solo per vedere cosa c'è dentro le casse. Tipo, questo martello mi piace. Non c'è modo di salire nelle altre parti per il momento. Quindi, vediamo se la mia idea è fattibile. Ci prendiamo la tanca caustica. Attiviamo questo. Alaka fucking Zan. E via. No? Ma io pensavo troppo semplice. Lovely. How am I supposed to line this shit up, Sam? Troppo semplice. Poi che cazzo è sta roba? Cos'è sto schifo? Esatto, esatto. Fuck. That went right through me. Un po' di schifo ce l'ho, eh. Cos'è tutta sta roba? Appunto. What's happening to me? Vorrei saperlo anch'io, ma se ci vado un attimo a logica, adesso attiveremo la modalità furia. Parere mio. Appunto. Cos'è? Ah, ciao. Fuck. The place is crawling. Si salvi chi può. Loaded motherfuckers. E come faccio a passare? Addio. Come faccio a passare di là? Devo farmi il giro per caso? Sì, devo fare il giro. Come on, Jay. Find a way through. Eccoci qua. Non so dove devo andare. Ho trovato un progetto però. Vieni. Ma levati.
bastardo? Allora, aspetta. Andate di là, forza. Ecco qua, andiamo. Madonna mia. Il devasto, il devasto. Dove cacchio devo andare? Aspetta, c'è una mappa. Devo tornare indietro. Ma che cacchio? Perché mi hai fatto fare tutto questo giro allora? Allora forse devo tornare indietro dall'alto. Ecco qua, scusami. Move it, Jay, move it. Muoviti. Io intanto continuo a farmi strada. Cioè, aspetta, un revolver. Ecco qua. Al massimo lo vendo. Al massimo lo vendiamo. E ovviamente siamo tornati indietro. Bravo. Io vorrei salire qua però. Dammi un secondo. Hello? This is Dr. Reed. Are you receiving? This is Dr. Reed. Non ne valsa neanche appena. Reeves! Reeves! The sewers is bursting with zombies! They've all been drawn to this growing mass of meat. Dissolving the bodies didn't kill it! Incenerente distanza. That's why you didn't add up. What missing biomass? Doesn't matter now. You need to get out of there. Already on it. Ciao Rubes, I'll be in touch. Il cuore della tenebra completato. Beh, che dire, non è stato certo piacevole. Manutenzione, che bene. Penso che possiamo uscire, giusto? È l'uscita questa? Speriamo. No, mi sa tanto di zona di cutscene. Quanto ci fai? Ovvio. Ok, Jay. This is just a stroll in the park. Io farei uno scatto. Straight across. Io scatterei dall'altra parte per evitare. Esatto. Look down. Oh. I am still down. Thank you! Very smooth. Not a ripple. Ciao. Chi sei? Here you are. I've been looking for you. Non so chi sei, ma ti ho visto in una cutscene io. Ti ho visto in un trailer. No way. More than you realize. Look, let's do the introductions of this Do you feel that? Pulsing in your marrow. Like a promise. Hey. E voi? Ciao. How the hell did they get here? I'm going to Santa Monica. Right? I'm leading through that door. Don't make me go through you. You've got your eyes wide shut. Clinging to the edge of the pool. Too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. Faccio una predizione. Sono anche loro immuni? Ed essere stati morsi da immuni ha attivato una sorta di evoluzione diversa. I'd rather not. Careful. E ti pareva. La madonna. Modalità furia tra 3, 2, 1. Ecco, appunto. Casino, Oh shit. This ain't right.
Pensi che ti lamenti. Modalità furia. Accumula furia uccidendo zombie eseguendo contrattacchi. Ma come si fanno i contrattacchi? Non l'ho ancora capito. Quando l'indicatore di furia è pieno, premi L3R3 per accedere al modo di furia. Scarica il tuo istinto zombie per fare a pezzi tutti i zombie che ti ostacolano. Need to talk to that doctor in Santa Monica. Eh sì, effettivamente. Ma siamo anche saliti di livello, per caso? Vediamo se... Ok. Chiuso. Ovviamente. Ma aspetta! Le bevande energetiche ti caricano la furia. Certo, avrei una vescica grossa così, dopo 50 lattine, per porca troia. Se trovi delle lattine, vai e bevi. Out of the valley of death. Fosse così semplice. Uscita? Quasi. Siamo vicini. Oh, sweet daylight. Beh, all'inizio della nostra storia la luce del sole non è che ti faccia stare benissimo, eh. Il che ancora non ho capito il motivo, in realtà. Nearly there. Ecco fatto. La furia quasi del tutto ricaricata grazie alle bevande. Cretina di merda. Ma smettila. Tavolo da lavoro con liquidazione a distanza. Beh, in realtà rendere forse la carabina acida potrebbe essere un'idea. Finalmente l'uscita.